video, oggi farò un video un po' a tema San Valentino, più o meno, perché non farò niente di sdolcinato, non parlerò di cose sdolcinate, non farò makeup tutorial e non cucinerò cupcake rosa. Oggi parlerò delle relazioni amorose in Canada, ovvero farò un Italy vs Canada, che non ne faccio da un po' se non mi sbaglio, per spiegare un po' le differenze che ci sono nelle relazioni amorose qua in Canada. Sto preparando altri video connessi un po' a questi argomenti che usciranno non so quando. Volete tipo essere più a contatto con tutte le cose che pubblicherò, tutte le cose che farò uscire, potete seguirmi su Instagram, il link è qua sotto. Comunque in ogni caso mi chiamo Maple Polyglot. Dopo partiamo dalle basi, ovvero qua in Canada ho notato che i maschi approcciano molto raramente le ragazze, quasi sempre aspettano che siano le ragazze che devono approcciare loro, quindi sono diciamo un po' più riservati. Ma allo stesso tempo non ti danno troppo fastidio, nel senso se sei una festa e uno viene ad approcciarti e tu non sei interessata e lo dici chiaro e tondo, lui non ti darà fastidio, ti lascerà in pace, si scuserà addirittura, ed è una cosa che mi è successa tantissimo durante l'università universitaria soprattutto, e ho notato questa cosa che appena dicevo scusa, no, il tizio se ne andava, dicevo scusa se ne andava. Proprio stereotipo canadese tipico, e quindi diciamo che qua sono le ragazze a essere un po' più svelte nel chiedere di uscire ai maschi. Io per esempio sono una persona molto timida di mio queste cose, quindi principalmente non so neanche se io abbia mai chiesto a qualcuno di uscire con me. Forse l'avrò fatto in maniera molto 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 implicita, però non ho mai detto esplicitamente vuoi uscire con me. Quindi diciamo che solitamente il primo passo lo fanno le ragazze. Un'altra cosa importante è diciamo l'etichetta che danno alle relazioni. In Italia, cioè, parlo un po' per le mie esperienze, mentre che non ho avuto tante relazioni nella mia vita, però mentre in Italia non c'era quasi bisogno di dire siamo una coppia, non siamo una coppia, qua invece deve essere il ragazzo a chiedertelo ufficialmente. E questa cosa può... Questa cosa può andare avanti tipo per mesi, cioè non sto neanche scherzando, io questa cosa non la sapevo, e quando ho iniziato a uscire con lui, per me era già ok, siamo una coppia, fine, non abbiamo mai parlato di tipo cosa siamo, ma nel senso per me era già ovvio che siamo una coppia. E mi ricordo che tipo dopo una settimana che stavamo uscendo insieme, una sera mi chiese vuoi essere la mia ragazza, io in quel momento tipo sono stata tipo... Sono già la tua ragazza, scusa. Quindi ho avuto un attimo di confusione e gli ho detto sì, però allo stesso tempo ho detto ma scusa, ma cosa eravamo prima? Ok che lui non ci ha messo tanto per chiedermi la domanda, però immaginatevi uscire con qualcuno, non affrontate mai gli argomenti, perché solitamente i canadesi non affrontano questo genere di argomenti, e vi svegliate magari dopo 5 mesi con questo tizio non vi considerava oh mio Dio, c'è uno scoiattolo, amore. Quindi magari vi svegliate dopo 5-6 mesi che questo tizio magari vedeva altre persone e poi si è deciso finalmente di uscire ufficialmente con voi. Forse adesso, non lo so, forse adesso i giovani d'oggi fanno queste cose anche in Italia, per me non è stato così, nel senso quando sono uscita con il mio primo ragazzo lui non mi ha chiesto vuoi essere la mia ragazza, semplicemente abbiamo iniziato a uscire insieme, uscivamo insieme, fine, per me era stiamo insieme. Un'altra cosa è il presentare la propria ragazza, il proprio ragazzo ai genitori. Mentre in Italia è una cosa tipo un big deal, tipo oh mio Dio, si prendono tutti i miei genitori, ormai tipo ultra serious, oddio ci sono gli scoiattoli che si rincorrono, amori. Mentre in Italia è una cosa molto tipo basta, cioè serietà pazzesca, se ti presento i miei genitori, almeno è un po' quello che io ho notato. Comunque ci metti un po' prima che conosci i genitori del tuo ragazzo, non è proprio la prima cosa che loro fanno in Italia. Poi invece ho conosciuto i genitori di lui tipo dopo 2 settimane, tipo ero tipo cosa mi ha presentato i tuoi genitori, ero tipo dude slow down, però alla fine ho notato che in realtà non è una big deal, nel senso il fatto che ti presenta i genitori è solo il fatto per dire guarda sto uscendo con questa persona, mi piacerebbe che la conosciate, ma non è che tipo oh mio Dio ci stiamo per sposare o robe del genere. Quindi diciamo che può essere seria magari a seconda delle situazioni, magari c'è per chi
è più seria la cosa, cioè per chi non è troppo seria la cosa. Lui mi aveva detto che per lui era più seria perché i suoi genitori sapevano già di me tipo dal primo appuntamento, però per me è stato un po' strano conoscere i suoi genitori subito, quando in realtà, cioè, uscivamo solo da 2 settimane e non sapevo come stesse andando questa relazione. E appunto un'altra cosa che può essere seria o non seria, ma in realtà se lo dici in Italia è una cosa serissima, è l'andare a convivere. Mentre in Italia ci mettono 14.000 anni ad andare a convivere, ovvero lo fanno probabilmente solo quando si fidanzano ufficialmente o magari si stanno per sposare o magari fanno tipo 50 anni di relazione e poi vanno a convivere, qua in Canada la gente va a convivere tranquillamente senza porsi troppi problemi. A 18 anni decidi di andare fuori di casa e decidi di andare a vivere col proprio ragazzo, non è una cosa scandalosa. Dico scandalosa perché non so perché, io ho l'impressione che in Europa sia un po' più mal vista questa cosa del convivere quando non ti stai per sposare, nel senso che non hai un anello al dito, tipo vai a convivere, dicono cosa stai facendo, o almeno, cioè almeno credo che sia così, non lo so, magari sono cresciuta io in una famiglia strana e conosco gente strana. Quindi quando sono andata a convivere col mio ragazzo, che è successo quando? Tipo 7 mesi fa, siamo andate a convivere, è stata una cosa molto scialla, nel senso quando abbiamo iniziato a uscire insieme, i primi mesi ne abbiamo già parlato, tipo ti va di andare a vivere insieme quando ci finisce il contratto ai nostri appartamenti, andiamo a vivere insieme, ed era tipo dopo neanche 2 mesi che ci vedevamo, ed è stata una cosa molto tranquilla e molto chill, tipo non c'era tipo oh mio dio ci dobbiamo sposare per forza, prima non è che se vai a convivere non è che non puoi mollarti. Ovviamente siccome qua i contratti d'affitto durano un anno, e vi mollate a metà contratto d'affitto e vi tocca vivere insieme sotto lo stesso tetto in ogni caso, lì siete un po' la merda, insomma, perché per esempio io qua ho 2 stanze, però una stanza che è questa stanza qua non ha un letto, quindi tipo se io mi mollo con lui non so dove dormire. Cosa del quale voglio parlare è il matrimonio. Allora, so che magari c'è tanta gente che è contro il matrimonio, c'è gente che non vuole sposarsi e questo genere di cose. Io non sto dicendo che sposarsi sia giusto o vivere insieme per sempre senza sposarsi sia sbagliato, roba del genere. Io per esempio sono pro matrimonio, cioè a me piacerebbe sposarmi prima di figliare o robe del genere, quindi diciamo che non giudico nessuno se hanno figli e non si sono mai sposati o non desiderano avere figli, non desiderano sposarsi, robe del genere, non giudico assolutamente nessuno, però voglio affrontare comunque l'argomento matrimonio perché comunque fa parte un po' delle relazioni amorose. Il matrimonio qua diciamo che la gente si sposa molto più giovane, non dico che si sposino tipo a 18-19 anni, però si sposano comunque in una media tra 26-27 anni. E diciamo che io la trovo una cosa molto più giusta, nel senso che siccome io sono cresciuta con 2 culture diverse, e in una cultura c'è la gente che si sposa fin troppo giovani, quindi sono molto contraria a questa cosa di sposarsi a 20-21 anni, quando a 21 anni io stavo tipo ancora all'università, e la cultura italiana in cui la gente si sposa veramente veramente tardissimo, cioè una cosa di tipo sposarsi a 40 anni, io sono molto contraria a questa cosa. Ovviamente opinioni personali, voglio dire, questa cosa sono opinioni personali, quindi non giudico nessuno che lo faccia, semplicemente a mio parere, cioè io non vorrei sposarmi a 40 anni, cioè mi piacerebbe sposarmi almeno entro la trentina, ecco, perché già a 25 anni mi sento una vecchia da merda. Quindi diciamo che essendo cresciuta con queste 2 culture che sono totalmente l'opposto, sono arrivata nel mezzo del tipo che mi piacerebbe sposarmi a 25 anni, cioè era un po' quella la cosa che avevo quando avevo 16 anni, 16-17 anni. Ovviamente ho 25 anni e non sono ancora sposata, però nel senso non è che sono depressa o roba del genere. Però qua la gente comunque si sposa entro la trentina d'anni, si sposa assolutamente, e mi piace questa cosa che non si sposa né troppo giovani né troppo vecchi. Per loro è normalissimo sposarsi tipo anche a un'età tipo 25, anche a 24 anni, cioè, ho conosciuto gente che tipo a 22 anni, 23 anni si sono sposati, è una cosa un po' più rara, però comunque se tu dici che gli italiani vanno a sposarsi tipo a 35 anni, loro sono tipo wow. Che cacchio avete fatto fino a 35 anni o robe del genere, quindi sì, diciamo che qua la gente tende a sposarsi né troppo giovani ma né troppo avanzati nell'età.
Ultima cosa delle quali voglio parlare è un po' il romanticismo che c'è tipo nelle coppie. Ovviamente non posso parlare per tutte le coppie perché non so come siano le coppie all'interno della loro privacy, roba del genere. Non voglio tipo adesso sparare sentenze a caso, però ovviamente trovo che tipo gli italiani sono molto più alla mano nel fare tipo gesti romantici, ma anche magari non so, lo stereotipo che l'uomo italiano è molto più ai che calore o robe del genere, invece i canadesi, siccome hanno il cuore freddo di ghiaccio, sono dei stronzi. No, non voglio dire questo. Voglio dire semplicemente che spesso ci sono tanti gesti che magari gli italiani fanno, del tipo comprare fiori in certe occasioni, oppure preparare piccole sorprese, robe del genere, che i canadesi magari non lo fanno, non perché abbiano il cuore di ghiaccio, ma perché magari non fa proprio parte della loro cultura ed è una cosa che non si fa, non lo so, non capisco. Non sto parlando di lui, ovviamente, non sto parlando di... perché lui, anzi, tipo, lui è molto più romantico di me, cioè lui è molto... è il tenerone della relazione, io invece sono la stronza, col cuore di ghiaccio, non è vero, sono una bellissima persona che sono scorpione. No, nel senso, non sto parlando di me in speciale, non sto dicendo che lui non abbia mai fatto gesti pazzeschi, però allo stesso tempo, prima che lui facesse, tipo, certi gesti, ho dovuto insegnargli un po' di cose, di tipo, sai, dovresti, tipo, ogni tanto fare questo, oppure fare questo e queste robe qua, quindi diciamo che o magari tipo qualcuno è più inesperto nelle relazioni, quindi pensa che queste cose non siano necessarie, altre magari perché proprio non fa parte della loro cultura fare cose, sorprese, robe del genere, perché io trovo che in generale nella loro cultura tipo le sorprese non sono una cosa molto molto apprezzata. Non lo so, non voglio dire tipo cose negative in questo momento, solo che non so come spiegare questa cosa e spero veramente che qualcuno mi capisca. Frustrante. Ragazzi, questo è un po' quello che volevo parlarvi delle relazioni. Ovviamente voglio anche dire che comunque tipo i ragazzi canadesi comunque sono veramente molto gentili, sono persone d'oro, e non volevo tipo tirare in mezzo il fatto che non siano romantici o robe del genere, però so che allo stesso momento loro hanno tipo diversi modi di dimostrare l'affetto, a differenza degli italiani, e siccome appunto, come ho detto, io sono cresciuta tipo in mezzo a due culture diverse, a tre, in questo momento questa è la terza nazione in cui vivo, quindi ho avuto a che fare con maschi di ogni genere, ovviamente non ho avuto relazioni, però ho avuto le mie crush patetiche della vita, e ovviamente so un po' comparare cosa vuol dire uscire con uno dell'Italia, con uno del Canada, con uno di un altro paese. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto. Sto preparando altri video per quanto riguarda le persone, più che altro sto preparando video perché c'è tanta gente che mi ha chiesto come sono i canadesi in realtà, perché quando dico canadesi sono gentili, ma loro dico ma come sono in realtà? E poi vorrei parlare anche delle amicizie, che invece, perché so che a tanti interessa sapere come sono le persone, perché magari la parte delle relazioni non interessa a tanti, perché non credo che la gente arrivi in Canada e dica voglio avere un fidanzato canadese, nemmeno io sono arrivata veramente in Canada e ho detto non voglio avere un fidanzato canadese, poi vedete com'è andata a finire, però magari la parte delle amicizie magari alle persone interessa di più, per capire un po' come approcciarsi alle persone e non rimanerci anche male. Perché sì, diciamo che le persone nell'amicizia, i canadesi nell'amicizia sono molto diversi dagli italiani, però questo lo vedrete in un altro video. Poi ovviamente se avete altre richieste su argomenti che vi interessano, che magari io non ci penso nemmeno, perché magari per me sono magari sono argomenti che per me io li trovo tipo inutili, ma se a voi interessa io posso sempre fare video su argomenti che interessa a voi, perché alla fine i video, cioè, cerco di farli comunque per le persone che guardano i miei video e che amano guardare ciò che faccio, almeno spero. Quindi noi ci vediamo la prossima volta, ciao!